A questo punto siamo arrivati, credo, all'atto finale di questa iniziativa di approfondimento. Non mi resta che salutarvi tutti e lasciare la parola al Presidente di Magistratura Democratica, il collega Riccardo De Vito. Grazie. Sente? Grazie per Giorgio, grazie a tutti, a quelli che hanno lavorato qui, in particolar modo alla sezione Regina, a quelli che sono venuti da vicino e a quelli che sono venuti anche da molto lontano per partecipare a questo incontro importante. Per una sorta di coincidenza, in parte voluta, ha introdotto i lavori il segretario generale Maria Rosaria Guglielmi, che è anche un pubblico ministero, e conclude il presidente, che è anche un magistrato di sorveglianza. Abbiamo racchiuso l'intero arco processuale, passando anche per un momento molto significativo, che è stato quel cameo dell'intervista di Domenico Santoro a Roberto Di Bella, che è quindi anche in qualche modo simbolicamente anche evidenziato quello che intendevamo fare, mettere a fuoco anche nel processo minorile i limiti, i problemi, le caratteristiche dell'intervento giudiziario in una materia così delicata e così mutante, come ha detto Roberto Scarpinato, che è la criminalità organizzata. Toccando un problema, peraltro, di Bella e Santoro, che mi ha fatto venire in mente le parole di un detenuto in 41 bis a proposito di perpetuazione del sistema educativo, che mi diceva: dottore, io sono nato in un sistema in cui mi veniva insegnato che tutto ciò che indossava una divisa era l'uomo nero, a partire dal vigile urbano. Un dibattito, quello di oggi, che in qualche maniera non ha bisogno di conclusioni, uno perché non vuole essere nello stile di Magistratura Democratica tracciare delle conclusioni, quanto in qualche maniera rimanere con dei dubbi, che sono un po' quelli che ha anche avanzato Roberto Scarpinato, mettere sul tappeto dei problemi. Lo abbiamo potuto fare in qualche maniera con questo metodo che abbiamo scelto, che abbiamo riscelto questa volta in maniera molto significativa, che è un metodo dell'approfondimento e del confronto, perché problemi complessi come quelli cui accennava Roberto Scarpinato richiedono risposte complesse. Il problema della trasformazione dei sistemi criminali, quello che accennava prima il procuratore generale di Palermo, mi faceva venire in mente che poteva essere in qualche maniera lo sviluppo, la differenza tra la mafia intimidatrice aggressiva e la mafia silente e mercatista, di un bellissimo libro di Peppino Di Lello all'epoca, Giudici, che in qualche maniera già prefigurava questa differenza tra una mafia che nel momento in cui si fa aggressiva teme però la reazione della società e dello Stato, e una mafia invece è una criminalità organizzata che in qualche maniera diventa silente. Quindi un metodo dell'approfondimento e del confronto, perché problemi complessi hanno bisogno di risposte complesse e hanno bisogno ancora di immaginazione, di invenzione, di lavoro culturale, ma anche un metodo del confronto che abbiamo potuto utilizzare all'interno di questa sala oggi, perché in qualche misura un sistema, un confronto anche in qualche misura aspro, come c'è stato stamattina, ce lo potevamo permettere perché parliamo all'interno di una grammatica comune che in qualche maniera ci differenzia anche da quello che c'è fuori, ci differenzia da una magistratura che non intende mai fare autocritica su se stessa, su quelli che sono i propri strumenti, le proprie mentalità, la propria cultura, su quello che è una magistratura che si pretende di essere l'unica parte sana, diceva oggi il segretario Maria Rosaria Guglielmi, è l'unica parte idonea a combattere una vera e propria lotta contro il nemico, una magistratura che si muove sul terreno del consenso e non della fiducia, e che in qualche maniera deresponsabilizza la politica, lo diceva bene Sciarrone, la lotta alla mafia è in qualche misura depoliticizzata. Ora, quale che sia il terreno su questo che vogliamo muoverci, che sia il terreno di appunto un confronto con quelli che sono i sistemi della nuova economia globalizzata e del neoliberismo, la necessità di ripensare i confini territoriali e i nuovi metodi dello Stato sociale, io credo che reinvestire anche sulla politica serva anche a questo, non per deresponsabilizzare la magistratura, ma la magistratura, che deve rimanere sensibile a quello che è il suo ruolo, ha anche un ulteriore vantaggio, perché guardate, la magistratura che interpreta spesso il suo ruolo esclusivamente in termini di lotta al nemico, oltre a produrre quelle torsioni di cui in qualche maniera si è parlato stamattina,
comporta anche un ulteriore svantaggio, che ogni qualvolta vi è una soluzione non siamo più di fronte alla giusta difesa di un principio costituzionale, ma siamo di fronte a una magistratura che sbaglia, a una perdita di credibilità del sistema giustizia, in qualche misura anche a un guadagno, in questo senso, dei sistemi criminali. E le soluzioni chiaramente non emergono da questo convegno delle soluzioni, però sono emerse delle direttrici. I tanti bis che abbiamo sentito oggi nelle relazioni che hanno messo a confronto Massimo Donini, Valerio Spigarelli, Piero Gaeta e Marcello Bortolato, sono tanti effettivamente. Se li andiamo a contare, se devo parlare soltanto oggi di 51,416 bis, ovviamente partiamo dal prototipo, ma 51,3 bis, 406,5 bis, 146, 147 bis delle disposizioni di attuazione, 190 bis, 238 bis, 4 bis, 41 bis, infine. Il bis è diventato effettivamente un processo autonomo. In qualche maniera con questa realtà, come diceva Piero Gaeta, dobbiamo fare i conti. E i conti si possono fare in due maniere: scegliendo che questo contenitore rimanga il più possibile confinato alla lotta a questi sistemi ed eviti di tracimare in qualche maniera e di esondare verso altri terreni dove di sicuro non sarebbe giustificato. E in questo senso non è un bis che voglio citare, ma un altro articolo del codice di procedura penale, che è il 356,9, che vieta la sospensione dell'esecuzione pena, che è un vero e proprio ponte verso il 4 bis nel momento in cui comincia a includere delle figure come il 612 bis, come il 423 bis, l'incendio boschivo per esempio, un ponte verso appunto questa capacità di esportare il contenitore, il processo in qualche maniera emergenziale verso altri terreni del diritto. Abbiamo sentito che ci sono due strade in qualche maniera: limitare questo contenitore, prenderne atto, oppure in qualche maniera affrontare ancora la problematica del doppio binario criticandola. Su un terreno comune direi che ci siamo riconosciuti, che è un po' quello che diceva anche Pier Giorgio Morosini prima, e lo accennava anche Marcello Bortolato nel tema dell'esecuzione della pena. L'idea cioè che in qualche misura però la giurisdizione deve essere impegnata in un ruolo dinamico, e in qualche modo lo è stato anche in questo contenitore speciale, di contrasto a quella che è stata una progressiva erosione delle garanzie. In questo ruolo dinamico la giurisdizione ha fatto e deve continuare a fare un ruolo importante, che a volte è capace di prefigurare la strada del legislatore, ma comunque un ruolo importante. Pier Giorgio citava prima il caso della traduzione della massima di esperienza socio-criminologica in condotte, l'amico nostro, il vicino a noi. Abbiamo parlato di tante conquiste sul terreno dell'erosione delle presunzioni di idoneità delle misure cautelari, ma anche su altri terreni, il terreno delle misure di prevenzione. Non vorrei dimenticare che anche in quel campo la giurisdizione ha fatto in qualche maniera dei passi avanti. Pensiamo anche a una norma che forse, o meglio, a un principio giurisdizionale ancora, che forse a un livello simbolico ma che non è trascurabile: la pubblicità delle udienze dei procedimenti di prevenzione, ormai firmata dalla Corte di Cassazione, che poi si estende anche a quello di sorveglianza. Ma in questa ottica anche, direi, la stessa sentenza Riina può avere un suo valore indicativo. Se c'è un merito di quella sentenza, forse è quella di non aver attenuato anche di fronte a Riina il livello di esigenza probatorio. Questo direi che è un buon modo per affrontare quantomeno questo problema. A fronte di meccanismi particolari, sia in sede di indagine, in sede di processo, in sede esecutiva, l'innalzamento degli standard probatori è una cosa sulla quale mi sembra che oggi, anche con una particolare attenzione al linguaggio, come abbiamo sentito negli interventi di Stefano Musolino, va posta. Quindi direi che ci possiamo lasciare con queste domande, perché sono ovviamente interrogativi, e con una promessa: uno, come dicevano gli americani, keep in touch, manteniamoci in contatto, perché ce ne andiamo via con la convinzione comunque di aver parlato all'interno di questa grammatica comune, ma anche di un affetto comune, con la consapevolezza che molto dobbiamo investire a livello di pensiero macroeconomico, di pensiero politico, di pensiero democratico, perché sul terreno politico sì che lo possiamo dire che la mafia, la criminalità organizzata, è nemico della democrazia.
Domani ricorrono i 20 anni della morte di Silvia Ruotolo, uccisa l'11 giugno del 97 sulla salita dell'Arenella mentre tornava a casa con suo figlio, mentre la figlia Alessandra di 10 anni era al balcone e la vide uccidere dal killer. E in un'intervista rilasciata proprio in occasione del ventennale, nel momento in cui gli vanno a chiedere qual è a tuo avviso in questo momento il punto centrale della lotta alla criminalità organizzata, risponde: la tenuta dei servizi sociali della democrazia. Che non è una risposta che non pone quesiti e domande. E ci lasciamo proprio l'ultima cosa: abbiamo fatto questo convegno come Magistratura Democratica nella convinzione, lo voglio dire con le parole di un nostro collega dell'esecutivo Letizio Magliaro, che forse il compito di Magistratura Democratica è anche fare questo: immettere nel dibattito pubblico concetti, discussione non tranquillizzanti ma sicuramente necessarie. Grazie a tutti.